Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6, ampiamente dedicata, anzi in totalità dedicata all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in Italia e anche nella nostra regione. Partiamo allora subito dai numeri, dal bollettino aggiornato, che parla di 176 casi, positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti a Pescara. 71 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, come vedete da questa grafica, 37 in terapia intensiva, mentre gli altri 57 sono in isolamento, domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4 pazienti deceduti. Spetterà all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse, 5 pazienti clinicamente guariti che da sintomatici al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2 guariti che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi ai test di controllo. Dall'inizio di questa emergenza il laboratorio di Pescara ha eseguito 1.533 test, di cui 897 sono risultati negativi. Dei casi positivi, 18 si riferiscono alla ASL 1, quella Avezzano Sulmona L'Aquila, 38 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 101 alla ASL di Pescara e 19 alla ASL di Teramo. Questo quanto comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. E noi adesso ci colleghiamo in diretta con Città Sant'Angelo, di cui vediamo il campanile della splendida chiesa di San Michele. E allora andiamo da Paolo Renzetti, che è con il sindaco di Città Sant'Angelo, Perazzetti. Buonasera a te Paolo e al tuo ospite. Buonasera, buonasera Alfredo, buonasera da Città Sant'Angelo, alle nostre spalle la chiesa di San Michele, siamo in Vico della Torretta, in pieno centro qui a Città Sant'Angelo. Come potete vedere la cittadina angolana è completamente deserta. Saluto e ringrazio ovviamente anch'io, come hai fatto tu da studio Alfredo, il primo cittadino di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Allora, Perazzetti, 10 positivi a Città Sant'Angelo, una persona è purtroppo deceduta all'ospedale di Pescara. Sono questi i numeri che riguardano proprio la città di Città Sant'Angelo, numeri che devono preoccupare, sindaco, fino a che punto? Devono preoccupare perché comunque sono un numero che noi aspettiamo, ci aspettiamo essere in salita in virtù del fatto che questa settimana, così come hanno detto le autorità sanitarie, sarà la settimana clou per quanto concerne la positività dei vari casi che ci sono, ma non sono numeri che ci devono spaventare, dobbiamo rispettare le regole che ci sono state imposte e così come vediamo sono sicuro che tra 1 o 2 settimane inizieremo a vedere questa discesa da questo picco. Siamo a Città Sant'Angelo, siamo in provincia di Pescara e proprio il pescarese sta pagando in termini numerici, diciamo, il prezzo più alto di questa emergenza coronavirus. Il pescarese, la zona Montesilvano, Città Sant'Angelo, soprattutto la Valfino, che è a pochi chilometri qui da Città Sant'Angelo. I primi cittadini, sindaci di alcuni centri, chiedono addirittura che sia istituita una vera e propria zona rossa in questi centri. Una situazione che, lei diceva, potrebbe anche peggiorare nei prossimi giorni, nelle prossime ore, qualora si dovesse raggiungere il picco. Ma allora vogliamo però anche tranquillizzare, lei lo ha fatto anche nei giorni scorsi attraverso i social, la cittadinanza, la popolazione, che comunque è una situazione difficile, critica, ma si sta lavorando affinché tutto possa comunque restare così come è stato in questi giorni, con numeri che non sono paragonabili a quelli di altre regioni. Assolutamente sì, noi attualmente viviamo gli strascichi di una situazione nella quale non avevamo indotto le nostre vite a ridurre la nostra socialità. Da quando abbiamo iniziato a ridurre la nostra socialità, certamente se riusciamo a rispettare proprio quelle che sono le indicazioni date dalle autorità sanitarie e dalle autorità regionali, quindi riducendo quelle che sono le uscite di casa, isolandoci un attimino, sono certo e sicuro che questa curva andrà sempre di più a decrescere. I frutti
si vedranno naturalmente tra 2 o 3 settimane. Sappiamo che l'incubazione, come ci dice l'autorità sanitaria, è di 14 giorni, quindi li andremo a vedere in futuro. Dobbiamo rispettare in maniera pedissequa quelle che sono le indicazioni che ci vengono date. Dobbiamo riuscirci a isolare, dobbiamo riuscire a restare a casa il più possibile, e vedremo e vinceremo questa grande battaglia. Lei nella sua professione è impegnato proprio in ambito sanitario, si parla tanto di questi numeri che riguardano e che preoccupano un po' proprio la zona del Pescarese. Secondo lei, ci sono diverse letture, ma secondo lei perché i maggiori casi in Abruzzo si registrano in provincia di Pescara? Beh, Pescara è una zona, è un crocevia importante, la zona del Pescarese, tutto l'entroterra è un crocevia importante per tutta quanta quella che è la regione Abruzzo. Certamente il fatto dell'urbanizzazione, dell'alta urbanizzazione che si ha, gioca il suo ruolo importante. Purtroppo nei virus, parliamo di una pandemia, quindi non possiamo controllarla, sta colpendo tutto quanto il mondo. Evidentemente il nostro entroterra, quello che è Città Sant'Angelo, Penne, Valfino, Montesilvano, poi molto probabilmente anche Pescara, è stato maggiormente colpito. Noi dobbiamo come amministrazioni collaborare con le autorità sanitarie affinché si possano riuscire a risolvere il prima possibile queste problematiche. Si sta lavorando tanto nella nostra regione, medici, sanitari, infermieri sono praticamente al lavoro 24 ore su 24, è una situazione che ovviamente nessuno di noi aveva mai vissuto. Città Sant'Angelo, la cittadinanza, come sta collaborando a questo decreto della Presidenza del Consiglio? In primis mi corre l'obbligo di dare il ringraziamento mio particolare, penso di tutti i sindaci, di tutta la popolazione, a chi oggi lavora in trincea, che sono quindi i medici e gli operatori sanitari che oggi stanno negli ospedali affinché si possano prestare quei servizi alle persone che oggi purtroppo stanno vivendo e stanno soffrendo per questa problematica. Città Sant'Angelo sta rispondendo bene, come si può vedere, comunque così come nelle altre città si mantengono queste forme di restrizioni, gli impegni debbono essere maggiori, i controlli da parte dell'autorità giudiziaria, quindi la Carabiniere e Polizia Municipale, si stanno effettuando. Bisogna avere coscienza, la partita la giochiamo noi come singoli cittadini, non c'è bisogno dell'amministrazione, non c'è bisogno nemmeno delle autorità sanitarie, ce la giochiamo noi come ogni singolo cittadino nel rispettare quelle che sono le buone regole. A proposito di controlli, sindaco, tutto tranquillo? Ci sono state problematiche particolari a Città Sant'Angelo in questi giorni? No, grosse problematiche non ci sono state, ho inviato una lettera a tutte le aziende che riguardano il territorio per il rispetto del DPI, quindi di fornire a tutti gli operatori che lavorano all'interno delle aziende tutti quelli che sono i materiali di prevenzione, mascherine e quindi guanti. Sappiamo che c'è una carenza di mascherine in tutta Italia, quindi qualora questo dovesse essere avvenuto, ho richiesto che si potesse sospendere l'attività lavorativa per qualche giorno per evitare quindi forme di ammassamento di persone. Le associazioni e le aziende hanno risposto in maniera positiva, alcune continuano ad avere delle criticità, però sì, certamente cercheremo di vigilare affinché ciò non possa avvenire. Città Sant'Angelo è un centro che vive soprattutto di turismo, di terziario, soprattutto nella zona della Marina di Città Sant'Angelo ci sono aziende, ci sono centri commerciali anche molto grandi. Le conseguenze del domani preoccupano il primo cittadino? Preoccupano molto, preoccupano i posti di lavoro, preoccupano in economia. Ho inviato una lettera al Presidente Marsilio affinché si possa fare da tramite con il Governo perché si possano stanziare quei fondi necessari a tutte queste aziende. Noi parliamo anche non solo di grandi aziende, ma parliamo anche di piccole botteghe che purtroppo non vivono del commercio. Il turismo per noi è una risorsa principale, ne avremo certamente ripercussioni prossimamente, nella prossima stagione estiva. Cercheremo di lottare anche in questo, inizierà successivamente il passaggio di questa grave pandemia, ci saranno anche altre battaglie da dover percorrere. Paolo. Sarà dura, ma ce la dobbiamo fare. Sì, Alfredo. Vorrei fare una domanda al sindaco Perazzetti, certo. Tornando un attimo invece sulla questione Valfino, perché è quella che poi preoccupa molto anche al di fuori della provincia di Pescara, tutti i concittadini abruzzesi e anche la politica, in particolare l'assessore Verini, il governatore Marsilio, da più parti si chiede di chiudere quella zona, di sigillarla così come è stato fatto per esempio a Codogno, a Vo
Euganeo e abbiamo visto i risultati. Volevo chiedere al sindaco Perazzetti se è d'accordo con questo tipo di provvedimenti ancora più restrittivi rispetto a quelli che sono in atto adesso. Chiede il collega Alfredo Primante da studio, tornando anche a quanto stavamo dicendo precedentemente, i sindaci della Valfino chiedono di chiudere, di sigillare questi centri proprio per far fronte a questa emergenza. Secondo lei è una richiesta comprensibile, una richiesta che può portare dei risultati positivi sul fronte della lotta al coronavirus? Allora sì, però se noi riusciamo a rispettare in maniera perissima, lo ripeto, se noi riusciamo a rispettare in maniera precisa quelle che sono le indicazioni di restrizioni che ci vengono date ad oggi dal governo e dalla regione, io credo che questa battaglia la si possa vincere. È normale che se le restrizioni non vengono rispettate, bene, allora lì ci vuole un pugno di ferro e quindi una chiusura totale di tutto quello che è il nostro che è il territorio, ma dovrà interessare più comuni, anche perché non credo che basti solamente chiudere la Valfino. Parliamo di una pandemia, parliamo di qualcosa che non si può riuscire a controllare chiudendo un semplice comune. O si iniziano a chiudere tutta quanta quella che è la provincia di Pescara, o altrimenti i risultati penso non possano arrivare. A proposito, sindaco, lei si è sentito con i suoi colleghi qui dei paesi proprio della Valfino, che sono confinanti pur facendo parte della provincia di Teramo? Sì, ci siamo sentiti e abbiamo convenuto affinché si possa essere un controllo più stringente. Mi sono sentito anche con il sindaco di Silvi, il sindaco di Montesilvano, affinché si possa riuscire a creare un cordone di unità di forze dell'ordine per un maggior controllo. Lo voglio ribadire perché è la cosa principale. Il controllo del territorio e la battaglia la si vince nel momento in cui si rispettano le regole, e questo lo possono fare soltanto i singoli cittadini. Bene, grazie, grazie al sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti. Se non ci sono altre domande da studio, Alfredo, io direi di chiudere qui il collegamento in diretta con Città Sant'Angelo, linea che può tornare a te. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, grazie per la collaborazione tecnica a Loris Bennato. Insomma, loro in questo momento sono i nostri occhi in giro per l'Abruzzo con le loro dirette, stanno cercando di raccontarci tutto quanto accade nella nostra regione. Andiamo avanti con il telegiornale e lo abbiamo sentito dal sindaco Perazzetti, che invocava delle misure a sostegno delle attività economiche, in particolare del turismo per quanto riguarda Città Sant'Angelo, ma un po' tutto l'Abruzzo. Nel frattempo è arrivato questa mattina, anzi nel primo pomeriggio, il cosiddetto decreto Cura Italia, con cui il governo cerca di dare una mano all'economia messa davvero in ginocchio dal coronavirus. 25 miliardi stanziati, destinati al sostegno al reddito, al lavoro e al credito. Facciamo il punto nel servizio. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio, e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Una manovra poderosa, questo è l'aggettivo che il presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa ha usato per presentare il contenuto del decreto Cura Italia. 25 miliardi per l'emergenza che da sanitaria è diventata anche economica. Un modello anche per l'Europa. Possiamo parlare quindi di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano per quanto riguarda la strategia, la politica economica. Ma vediamo nel dettaglio cosa contiene il decreto. Innanzitutto ci sono 3,5 miliardi per l'emergenza sanitaria e di protezione civile, cifra che però molto probabilmente è destinata ad essere aumentata già a partire dal prossimo decreto previsto ad aprile. Per il capitolo ammortizzatori sociali ci sarà sia il fondo di integrazione salariale, che viene aumentato di 1,3 miliardi, che la CIG in deroga per tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, che sarà pari a 3,3 miliardi di euro. Per i professionisti, i co-co-co, i lavoratori agricoli e dello spettacolo è stanziato un bonus di 600 euro, mentre per i dipendenti con reddito fino a 40.000 euro c'è un premio di 100 euro proporzionato in base al numero dei giorni lavorati. Tra le misure c'è l'annunciata estensione del congedo parentale e del voucher babysitter, quindi a decorrere dal 5 di marzo e
per un periodo continuativo frazionato, comunque non superiore ai 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo, come detto, di 15 giorni. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Estesi i permessi destinati a chi fruisce della legge 104, fra marzo ed aprile saranno di 12 giorni. Confermato rispetto alle attese l'ulteriore intervento sui licenziamenti che sono congelati, misura che riguarda le procedure dal 23 febbraio in avanti, cioè da quando è scoppiata l'epidemia. Per i lavoratori in quarantena poi si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro come malattia. Nel decreto ci sono, oltre alle misure di sostegno al reddito, anche quelle per il credito. Arriva l'attesa sospensione di mutui e prestiti con garanzie pubbliche, dalle quali ci si attende un effetto moltiplicatore per arrivare alla cifra che il Presidente del Consiglio ha fissato in 350 miliardi di euro. In campo fiscale si conferma la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi, con il Ministro dell'Economia che ha parlato di un differimento al 31 di maggio per le imprese che fatturano fino a 2 milioni e anche oltre questo limite per le categorie colpite direttamente dalla crisi. Andiamo adesso in Val di Sangro, la Sevel ha comunicato la riapertura dello stabilimento del Ducato a partire dal primo turno di domani. Questa mattina in fabbrica c'è stato un incontro fra l'azienda e i sindacati con i rappresentanti dei lavoratori che hanno chiesto il massimo rispetto del decreto del governo e del protocollo di sicurezza. La direzione ha dichiarato che sta applicando tutte le misure previste, ma i timori sono legati al fatto che sarà difficile mantenere la distanza raccomandata dal decreto sulle linee, nelle fasi di entrata ed uscita e sui mezzi pubblici che i lavoratori prendono per arrivare e fare il tragitto casa-lavoro. Vediamo il servizio. È durata tutta la mattina la riunione in Sevel con RLS ed RSA di FIM, FIOM, WILM, UGLM, FISMIC e i quadri di fabbrica. L'azienda riprenderà la produzione martedì 17 marzo dal primo turno. Dopo che la direzione aziendale ha illustrato le modifiche all'organizzazione del lavoro per rispettare il decreto di contrasto alla diffusione del coronavirus, scrivono i sindacati in una nota congiunta, le organizzazioni sindacali hanno espresso le loro preoccupazioni e perplessità e chiesto di posticipare la ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto della condizione sanitaria del territorio e di quanto contenuto nel documento unitario siglato dalle segreterie nazionali di FIM, FIOM e WILM il 12 marzo scorso. I sindacati commentano che sarà molto difficile rispettare la distanza raccomandata dal decreto, non solo sulle linee ma anche durante le fasi di ingresso e uscita dalla fabbrica del Ducato. Inoltre, per molti lavoratori che sono costretti a prendere il mezzo di trasporto pubblico, proseguono nella nota, sarà difficile anche compiere il tragitto in sicurezza. Dalla ripresa dell'attività produttiva ormai decisa, quindi, i delegati sindacali verificheranno la reale situazione dello stabilimento, in cui la produzione comunque riprenderà in maniera ridotta, come previsto dal protocollo sottoscritto tra il governo e le parti sociali. I sindacati chiedono infine alla Sevel di attivare la cassa integrazione definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per tutti quei lavoratori che non si recheranno in fabbrica. Adesso chiudiamo questa pagina dedicata all'economia e torniamo all'emergenza sanitaria. L'ASL di Teramo ha scelto il nosocomio di Atri come Covid hospital del territorio provinciale. Forti le preoccupazioni del sindaco Adriano Ferretti, espresse anche in una lettera indirizzata ai vertici dell'ASL, che in mattinata hanno rassicurato rispetto alle misure di sicurezza per gli operatori sanitari. Ascoltiamo adesso il servizio di Tania Bonici Castelli, che è andata a intervistare i vertici dell'ASL di Teramo, e poi sentiamo la dichiarazione rilasciata ai nostri microfoni dal sindaco di Atri, intervenuto in diretta nel TG6 delle ore 14.
È deciso, il Covid Hospital dell'ASL di Teramo sarà l'ospedale di Atri. Il criterio di scelta adottato dall'azienda sanitaria teramana si basa su precise ricognizioni e valutazioni del nosocomio atriano e del territorio circostante. Lo spiega dettagliatamente il direttore generale dell'ASL, Maurizio Di Giosia. Ci siamo dotati di una struttura agile per assumere decisioni importanti in un momento eccezionale. Bisognava individuare un ospedale Covid innanzitutto per preservare Teramo, dove ci sono altre specialità come la cardiochirurgia, la neurochirurgia, da un'eventuale contaminazione da Covid, e quindi si doveva individuare un ospedale dei tre SPOC che abbiamo tra Atri, Giulianova e Sant'Omero. Alla fine la scelta è ricaduta su quello di Atri per diverse motivazioni. Atri è una struttura che in primis l'abbiamo individuata perché stava su un territorio vicino al dove oggi come oggi è intervenuta, ci sta prestando la maggiore attenzione, che è quella della Valfino. Inoltre Atri era stato soprattutto, il primo motivo è che era contaminato, perché ad Atri erano passati dei pazienti, diversi pazienti con risultati positivi, e avevano interessato diverse unità operative, la medicina, il pronto soccorso, la radiologia, la chirurgia, quindi, e l'anestesia. Quindi, visto che era già contaminato, abbiamo evitato che altre strutture periferiche potessero subire la stessa situazione. Però ecco, inoltre Atri è quello che ha per i posti letto di cui dispone, per le professionalità di cui è dotato, e soprattutto quindi abbiamo all'unanimità come ufficio unità di crisi abbiamo individuato Atri, che doveva essere l'ospedale per fronteggiare questo momento perché qui è inutile fare campanilismi in queste circostanze. Tutti dobbiamo essere pronti a combattere questo male che non vediamo, però che ci sta sempre di più coinvolgendo come provincia e come territorio. Il sindaco di Atri è fortemente preoccupato. L'ASL di Teramo che cosa gli risponde? Noi abbiamo risposto, ma era una lettera che ci si poteva attendere da qualsiasi altro sindaco, se era Atri, se era Giulianova, se era Sant'Omero. È ovvio che tutti cercano di salvaguardare il loro territorio, ma non pensano al bene salute del cittadino. Cioè, noi non è che stiamo facendo questo perché per penalizzare Atri, anzi, Atri dobbiamo essere fieri di avere un ospedale come quello di Atri, che oggi ci dà la possibilità di fronteggiare questo benedetto virus. Dopo abbiamo rassicurato il sindaco con questa, oggi stamattina gli ho risposto, oltre elencandogli le motivazioni per le quali abbiamo fatto la scelta del reduce su Atri, ma lo abbiamo anche rassicurato dal punto di vista di tutti i suoi timori, perché la ALS sta mettendo in campo tutte le sue forze. Anzi, da oggi la dottoressa Mattucci, il direttore sanitario che segue direttamente tutte le attività del presidio ospedaliero di Atri, stiamo riprendendo per Atri alcuni dipendenti anziani di pensione, l'ultimo è il dottor Di Quirico, espertissimo nella gestione del pronto soccorso, e inoltre lo stiamo dotando di tutte le misure strutturali, funzionali e di personale che sono necessarie. Avete ricevuto le rassicurazioni dall'ASL di Teramo? Abbiamo avuto rassicurazioni sull'ospedale di Atri, che tornerà ad essere quello che era prima e anche più di quello che era prima, proprio a fronte di questo impegno sia dal direttore generale dell'ASL di Teramo e dalla massima autorità sanitaria regionale nella persona dell'assessore Nicoletta Verì, la quale mi ha detto chiaramente che non dimenticherà il sacrificio di questa città. Avete provveduto fino a poche ore fa al trasferimento di tutti i degenti che c'erano qui all'ospedale San Liberatore per far sì che la struttura sia pronta ad accogliere invece le persone che devono essere curate per il Covid-19. Sì, chiaramente anche in questo l'amministrazione comunale è stata vicina, perché stiamo procedendo a trasportare i dializzati che sono stati spostati o nel presidio di Teramo o nel presidio di Giulianova. Lei
parlava di tempi certi per quanto concerne la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano all'interno del San Liberatore, tempi certi che possono essere racchiusi in quanto? Io ho chiesto appunto di avere contezza immediata di questo. Mi risulta, per i colloqui che ho avuto con la direzione sanitaria, che ieri la situazione è stata abbastanza sotto controllo e che fino a stasera, per quanto riguarda il materiale, i bardamenti, ciò che è necessario, si può essere tranquilli. E ripeto, sto provvedendo pure io con la Protezione Civile affinché arrivino tutti i dispositivi necessari alla sicurezza. Quindi possiamo dire che nelle prossime ore ci dovrebbe essere, da questo punto di vista, una situazione normale? Speriamo, ci deve essere una situazione normale, ecco. Andiamo avanti, altra notizia che riguarda un'altra ASL, quella teatina. Da questa sera non potranno più essere effettuati ricoveri di pazienti in area medica presso gli ospedali di Ortona e da Tessa. Il provvedimento è scattato a seguito della riorganizzazione decisa dalla direzione generale della ASL Lanciano Vasto Chieti. Il blocco dei ricoveri si rende necessario per consentire il trasferimento da Tessa o Ortona di pazienti, attività e personale della riabilitazione e della lungodegenza. Le operazioni avranno inizio nella giornata di domani e termineranno mercoledì. Per i degenti che possono essere dimessi è previsto il ritorno presso il proprio domicilio. Nel piano di interventi previsto dalla ASL a Ortona saranno accentrati i pazienti di area medica no Covid, mentre a Tessa sarà Covid Hospital per pazienti non critici. Andiamo all'Aquila adesso. Primo caso di coronavirus nel capoluogo di regione. Si tratta di un 33enne che era già in isolamento a casa da alcuni giorni per aver avuto dei contatti con persone residenti nelle regioni più colpite. Le sue condizioni sarebbero buone. Il tampone effettuato nei giorni scorsi è arrivato ieri. Si sta cercando di risalire ai contatti, anche se da questo punto di vista ci sarebbe meno allarme, perché il giovane è stato per giorni in isolamento. All'Aquila intanto è operativo l'ospedale del G8, che è stato riadattato a Covid Hospital ed ha già trattato i primi pazienti. 6 i posti letto disponibili per quanto riguarda la terapia intensiva. Il servizio di Daniela Rosone. Già da qualche giorno il Covid Hospital, l'ospedale del G8, riadattato per le nuove esigenze. Dopo l'inaugurazione sono arrivati già i primi pazienti. L'ospedale, fortunatamente per l'Aquila, ha iniziato la sua attività ospitando i primi 3 pazienti provenienti da Vezzano, Pescara e Castel di Sangro. Nessun caso autoctono dunque in città. 6 i posti letto disponibili di terapia intensiva. Probabilmente si aprirà pure una sala operatoria per i malati di coronavirus. La volontà è quella di portare nell'ospedale per il Covid a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria, assistenza e terapia semi-intensiva. L'ospedale in questione, dopo la benedizione alla presenza delle autorità e dei medici, ha ospitato pure la prima operazione, il parto di una ragazza marsicana che era stata portata lì per un sospetto. Poi fortunatamente il tampone è risultato essere negativo e il parto cesareo è andato bene. Molto importante in questa fase per l'allestimento dell'ospedale è stata la solidarietà. Dompé e Sanofi Aventis hanno donato mascherine e altro materiale. Lance e i commercialisti hanno fatto le loro donazioni, come pure i privati cittadini che danno a varie associazioni che poi dirottano i fondi per l'ospedale. Il commissario di polizia Piero Bianchi ha donato per esempio un piccolo frigo per la conservazione dei medicinali al G8 e tanti stanno seguendo il suo esempio. Accanto a questo proseguono i lavori per il triage di malattie infettive, una nuova struttura all'esterno collegata con l'interno che permetterà di fare i tamponi ai sospetti evitando il passaggio in pronto soccorso, non avendo così rischi di contaminazioni. Intanto il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione degli alloggi vuoti del progetto case per gli operatori sanitari in modo da facilitare gli spostamenti e le reperibilità, stessa cosa fatta dal Comune di Tornimparte. Voltiamo pagina, parlano di emergenza igienico-sanitaria. I 28 sindaci del Vastese, che con una lettera inviata a diverse autorità istituzionali, tra le quali anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giuseppe Conte, denunciano i gravi disagi creati dalle ripetute interruzioni della fornitura idrica del servizio
gestito dalla SASI. Una situazione, dicono, ormai intollerabile, che accresce in piena emergenza Covid-19, con i cittadini costretti a lavarsi con maggiore frequenza le mani per ridurre, come sapete, il rischio da contagio. E noi adesso andiamo ad ascoltare, raggiunto telefonicamente, il presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, che ribatte a queste accuse dei sindaci e parla di una situazione inevitabile. Sentiamo. Le nuove misure contenute nel DPCM e l'invito a lavarsi spesso le mani per contenere la diffusione del contagio da coronavirus hanno fatto impennare il consumo d'acqua anche del 30%, una situazione che sta mettendo a dura prova le risorse idriche del territorio anche a causa della mancanza di pioggia e neve. Nel Vastese 28 comuni sono arrivati a scrivere al Presidente della Repubblica Mattarella per denunciare la politica adottata dalla SASI, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Ma il presidente Basterebbe ribadisce che la razionalizzazione dell'acqua è ormai un'esigenza. Più che una razionalizzazione la chiamerei l'acqua che abbiamo a disposizione. Noi non siamo un mulino, l'acqua che abbiamo a disposizione cerchiamo di farlo arrivare con i mezzi a disposizione in tutti i nostri comuni. Questa parte del territorio è quella che ormai da anni ne parliamo e da anni sussiste questa problematica. In questi giorni qualche cosina, ma non così grave, si è alimentato ancora con un processo di non piogge, di non nevicature, di non nevicate, che le nostre sorgenti che soffrono. La nostra principale, che è quella di Fara San Martino, stiamo pompando da pozzi naturali quando soltanto in alcune occasioni dell'anno, mese di agosto, luglio in modo particolare, altrimenti negli altri periodi dell'anno dobbiamo mandarlo allo sfioro, che come già sapete, già tante volte ripetere, più di 1200 litri al secondo. In questa fase continuiamo ad assicurare 1200 litri al secondo pompando con 4 pompe da pozzi naturale, che è il massimo che possiamo fare. La SASI gestisce anche altre 170 piccole sorgenti di portata quasi insignificante, nella misura di un quarto di litro al secondo, che però nei piccoli comuni diventano essenziali. Sono proprio queste, aggiunge Basterebbe, che soffrono la carenza d'acqua più delle sorgenti principali. Ma questo non è il tempo delle polemiche, ha detto Basterebbe. Bisogna darsi tutti una mano. Per di più, i tecnici della SASI continuano ad operare effettuando le necessarie riparazioni in una condizione di oggettiva difficoltà, cercando di rispettare tutti i criteri di sicurezza, con l'unico prioritario obiettivo di assicurare il servizio. La raccomandazione agli utenti è quella di limitare il consumo d'acqua quando è possibile. E non ci raccomandano altri di lavarci ogni cosa dopo aver toccato una qualsiasi cosa, questo fa certo aumentare il consumo dell'acqua. Quindi non diciamo di fare a meno di queste cose, ma dove è possibile risparmiare per usi diversi è l'unico modo per cercare di fare in modo che l'acqua, che torna a ripetere, insufficiente sia per l'approvvigionamento sia per le tubazioni. Adesso una notizia che esula dall'emergenza coronavirus. La Regione Abruzzo ha espresso parere non favorevole al nuovo progetto presentato dalla società CMI Energia, già Forest CMI, controllata dalla statunitense Avanti Eurogas Limited, che ha proposto e riproposto un'iniziativa industriale per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale Collesanto nel territorio compreso fra Bomba, Archi, Rocca Scalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa Santa Maria, Atessa e Colle di Mezzo. Il parere negativo espresso dal Comitato regionale VIA in occasione della riunione del 5 di marzo scorso è stato recepito dalla Giunta regionale con delibera e inviato al Ministero dell'Ambiente, che dovrà completare l'istruttoria per la conclusione del procedimento. L'ultima parola spetta ora al ministro Costa, hanno osservato il vicepresidente regionale imprudente, l'assessore all'ambiente Campitelli. Il comitato VIA della regione ha confermato i pareri già espressi nel 2016 e nel 2018. Andiamo avanti ora. Come era scontato, il Pescara ha deciso di prolungare la sospensione degli allenamenti anche alla luce dell'aggravamento dell'emergenza da coronavirus, sposando le indicazioni
dei medici della Lega di Serie B. Intanto la Federcalcio ha rinviato a data da destinarsi il Consiglio federale inizialmente programmato per il 23 di marzo. E sempre dal mondo dello sport arriva la toccante testimonianza dell'ex giocatore di Teramo e Roseto Basket Matteo Malaventura, ricoverato in ospedale per una polmonite. Il servizio di Andrea Costantini. Nessuna ripresa degli allenamenti in casa Pescara. La decisione era praticamente scontata dopo le ultime evoluzioni dell'emergenza coronavirus. Nel comunicato diramato stamani dalla società si legge: considerata la situazione di emergenza nel nostro paese, accertata la presenza di numerosi contagi anche fra giocatori di squadre professionistiche e membri dello staff, specialmente sanitario, vista l'evoluzione dell'infezione che progressivamente sta aggravando sul nostro sistema sanitario nazionale, in ottemperanza del decreto dell'11 marzo, e considerate le difficoltà oggettive nel tracciare i contatti di tutti i soggetti che entrano in contatto con giocatori e staff e nel garantire le effettive distanze di sicurezza durante gli allenamenti, preoccupati per la salute dei propri tesserati e dei loro cari e delle eventuali implicazioni medico-legali legate ad eventuali casi di contagio, in modo unanime ed in accordo con i colleghi della Serie A, i medici della Lega di Serie B consigliano di sospendere la ripresa degli allenamenti e le eventuali attività di aggregazione fino ad un netto miglioramento dell'emergenza sanitaria Covid-19. La squadra dunque non si ritroverà al Poggio e i calciatori continueranno a svolgere lavoro individuale laddove possibile in casa sulla scorta delle indicazioni fornite da staff tecnico e preparatore atletico attraverso lo smart working. Di questi tempi ipotizzare la ripresa dei campionati è impresa a dir poco ardua e i pensieri anche del mondo dello sport sono per la risoluzione dell'emergenza sanitaria. La data del 3 aprile di scadenza del DPCM Io resto a casa sembra troppo vicina per far paventare la ripresa dei tornei in quel fine settimana. L'ultima assemblea di Lega di B ha fissato al 9 maggio il termine ultimo per portare a termine la stagione, magari a tappe forzate con tanti turni infrasettimanali. I calciatori biancazzurri, come detto, si danno da fare, c'è anche chi come Valery Bojinov posta le sue sedute di allenamento in spiaggia o chi prova a dispensare sorrisi tra le mura domestiche, come il caso di Luca Crecco e Marco Tumminello, che accettano e rilanciano sfide social tra colleghi, compagni di squadra e non. Intanto sempre dal mondo dello sport arriva una toccante testimonianza, quella dell'ex cestista Matteo Malaventura, giocatore di Teramo nel 99-2000 e Roseto nel 2005-2006. 42 anni da fare a giugno, Malaventura è ricoverato a Pesaro per una polmonite. Attraverso il suo agente ha fatto recapitare un messaggio. Lo scrivo, dice Malaventura, per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione coronavirus. Io sono una persona giovane e spero di guarire, ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali. Sembra di essere in guerra. In sole 4 ore ho visto arrivare più di 50 persone, tutte anziane e tutte con le stesse crisi respiratorie. Una cosa impressionante. Vorrei fare i complimenti e un ringraziamento infinito a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando. A tutte le persone fuori dico, non è un gioco, rispettate le regole. È tutto per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è per domani alle ore 14. Non mi resta che augurarvi una buona serata.